Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Signori e signori, buonasera a tutti. La direzione del Kit Kat Club vi dà il benvenuto e diamo inizio allo spettacolo. Stunzaghe, willkommen, bienvenue, welcome in cabaret, oh cabaret, to cabaret. Al quadro. Si è concluso a Conegliano il primo concorso nazionale Un'immagine per il cinema. Sono state premiate, fra le altre, le opere che si ispiravano ad Arancia Meccanica, Colors e a Ironweed. Un'immagine per il cinema è il titolo di questo concorso che hanno qui Aldo Arisco. I giurati non hanno premiato la bravura del grafico, la bravura del pittore, hanno premiato, se vogliamo dire, l'idea insieme anche a un disegno abbastanza corretto. Terza vincitrice ex aequo Giorgia Zecchini, bolognese, vincitrice con Arancia Meccanica. Ecco, mi sono accorto di una cosa questa sera, che c'è una buona presenza di Arancia Meccanica e l'insostenibile leggerezza dell'essere. Quasi, diciamo, un 40% sono di queste opere. Come mai? Probabilmente perché il film è di moltissimo tempo fa, ma continua a uscire, continua ad avere un enorme successo, tutti l'hanno visto, è una colonna del cinema. Quando ho visto che nella rassegna c'era anche questo titolo, l'idea ce l'avevo, è abbastanza semplice, l'ho fatta. Ecco, ce la puoi spiegare un attimino? È Arancia Meccanica, il meccanismo di un orologio, tagliato a metà un'arancia e ci ho inserito il meccanismo di un orologio. Come è stato concepito questo tuo prodotto, in che maniera e qual è l'idea? Certo, una cosa molto semplice, sono due tavole in cui ci sono esposti due personaggi,
praticamente i due protagonisti del film, il protagonista maschile e il protagonista femminile. E attraverso una serie di simboli, praticamente, quindi il fuoco e la luna, ho cercato di ricondurre la storia del film. Qual è stata la tua focalizzazione di quest'opera e come se hai così concepito questo disegno? Ho pensato ai rapporti che potevano essere tra i personaggi del film, li ho tradotti attraverso le leggi dei colori, cioè colori complementari e così via, viola, giallo, eccetera. L'immagine, vabbè, la parte così più... cioè è un veicolo, sono due volti che urlano, è dovuta alla traduzione in italiano, no? Cioè colore di guerra, un'immagine aggressiva. Realizzare un manifesto è molto importante conoscere sia bene il disegno che la fotografia, o possono essere divisi, diciamo, queste due tecniche? No, io penso ci debba essere una conoscenza di ambe due le cose, perché dalla fotografia si può passare ad un disegno, come dal disegno si può trarre lo spunto per una composizione che poi può essere fotografica, per cui ci vuole una buona conoscenza di tutte e due le tecniche. Ho scelto Angel Art perché così è un regista, Alan Parker, che stimola parecchio, è uno che dall'immagine forte proprio, è un regista che gli piace molto giocare sulla suspense, sugli intrighi, sulla magia.